tutti. Allora, facciamo una faccia del giorno, ma a questa faccia del giorno aggiungeremo anche un'applicazione di una novità che ho appena trovato, insomma, ho appena visto. Già qualcuno di voi nei commenti me l'aveva accennato e non potevo non provarlo. E vabbè, nel titolo probabilmente l'avrò anche messo. Comunque, intanto vi dico che cosa ho utilizzato sul viso. Non mi sono registrata perché non avevo, dico la verità, non avevo voglia, avevo voglia di truccarmi proprio con tutta calma, eccetera. Partiamo dalla base. Allora, per il viso ho usato come correttore sul contorno occhi il Water Weight Concealer di MAC. Io ce l'ho nel colore NC20, che ho appena realizzato essere già chiaro. In realtà quando l'ho comprato non era chiaro, solo che nel frattempo sono stata in piscina, quasi ogni mattina vado fuori a camminare o in bici e prendo sole con una 50+, ma comunque mi sono colorata. Infatti io lo vedo che sono, secondo me, già un pochino troppo chiara. Però, vabbè, non andrà sicuramente, diciamo, perso. Però devo capire ancora benissimo un attimo la stesura, perché è un correttore che veramente ne serve niente. Quindi bisogna imparare ad usarlo. Non mi esprimo più di tanto in questo momento. Sul viso, invece, ho applicato solo questa, che è la Bioderma di Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50. Esiste in due colorazioni, questa è la Light, se non erro, che non ho capito dove sarebbe scritto, ma mi ricordo essere la Light. Comunque esiste in due colorazioni. In ogni caso il colore è molto relativo, perché comunque è abbastanza fluida, cioè veramente leggera, tocco vellutato, fantastico. Ha una durata, qua dice 8 ore o il control, questo lo vedremo, vi saprò dire, anche perché sto usando la linea purificante sotto di Corf, quindi vi farò sapere. L'ho applicata con un fantastico, meraviglioso pennello che non so perché fosse stato messo da parte in un angolo. Sto parlando del Powder Brush di Elf, cioè, ma che figata era sto pennello. Tra l'altro attualmente in commercio io non credo ci sia qualcosa di simile fatto, diciamo, con le setole così. Cioè, questo è veramente un amarcord fantastico. Lo stand è da Dio, cioè è proprio perfetto per questo tipo di prodotto, che è molto liquido e, ripeto, dà una leggera uniformità, non è coprente. Infatti io comunque le vedo alcune imperfezioni, però non mi interessa onestamente, insomma, sono a posto così. Come cipria ho usato prevalentemente questa, che devo terminare, la della Skin Food, la Peach Shake Silky Finish Powder, che credo sia ormai quasi finita. Dopo questo video vorrei fare un video in cui decido i prodotti da finire entro un tot di make up. Infatti, diciamo, in questo video vedrete già qualcosa, però perché sto cercando di capire cosa posso finire in un tempo ragionevole, vedremo. Mentre su alcune zone, tipo sulla palpebra e sul collo, ormai ho deciso che le ciprie che non mi fanno impazzire le uso sul collo, questa cipria di Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof Transparent. Credo ci sia ancora, non sono sicurissima, siccome questa aveva già la cialda bella scavata, e ne ho diverse così, tra cui un'altra di Catrice vecchissima, questa sarà sicuramente presente nella missione di smaltimento ciprie. Mi vedete con un dito senza smalto perché ho messo il semipermanente ieri sera e qui mi è appena saltato, cioè me ne era saltato un pezzettino, il resto l'ho tolto io. Benissimo, è di Laila comunque. E poi, quindi cipria eccetera, poi per finire la base viso ho utilizzato, per, diciamo, dare un po' di calore, questa polvere compatta abbronzante di Collistar, era un'edizione limitata, anche questa è bella scavata. In realtà questa si potrebbe usare anche tipo fondotinta, vedremo appena prendo un altro po' di colore, magari la provo, perché ha la protezione 30 tra le altre cose. Però mi piace molto anche per questo utilizzo qua, quindi sono contenta. Come blush, il mio primo blush della vita è stato lui, il Make Up For Ever Sculpting Blush. Purtroppo non ho bisogno di dire il colore perché non si legge più, ma è veramente il mio primo blush, avrà credo 8 anni, 7 sicuro, tra i 7 e gli 8 anni, ed è così. Vediamo se si può finire un blush, perché non ne sono così convinta che si possa finire. E come illuminante ho usato il Metal Crush dell'11º anniversario di Kat Von D, questo qua, che avete visto nel video dei illuminanti.
E questo è per quanto riguarda il viso. Per le sopracciglia ho usato questa matita di Kiko che non mi piace per niente, l'Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. La colorazione ho quella più scura, la 06. Non mi fa impazzire onestamente, infatti non lo so se la finirò onestamente. Io non so se ha cambiato consistenza perché mi sembra di sentirla secca. Ho avuto difficoltà, ecco, infatti non mi fanno impazzire le sopracciglia che ho fatto oggi. Però ormai ce l'ho, volevo cercare di consumarlo un po'. Sugli occhi, a parte il primer potion, che quello ormai si spera sia gli sgoccioli, sempre, ogni giorno lo dico, ma veramente è spremuto fino all'ultimo e ancora ne esce. Poi andiamo agli occhi. Sugli occhi ho messo innanzitutto il paint pot di MAC come base più chiara, soft ochre, questo qua, messo con la spugnetta. E poi ho messo nella piega, insistendo per un po', questo ombretto della Soft Glam che è Dusty Rose, questo qui. Ho insistito un bel po' perché sembra chiaro, ma in realtà è una resa che non è proprio così chiara. Quello che c'è nella Modern Renaissance, che non si chiama Dusty Rose ma si chiama Buon Fresco, che sembra simile, in realtà è un pochino più chiaro. Però oggi mi andava bene questo risultato. Sulla palpebra mobile, indovinate un po' cosa ho messo? Ho messo l'ombretto di pupa della collezione estiva Summer in LA, colore 001. E sotto, che tanto so che ve lo state chiedendo, nella parte inferiore dell'occhio ho messo questa matita che purtroppo era l'edizione limitata di Kiko, ma non mi ricordo neanche come si chiamasse la collezione, ed è questa viola. Spettacolare, cioè io sta matita devo assolutamente rimetterla in circolo perché è stupenda. Sopra ho picchiettato un po' di questo ombretto di Moda, il 315, non mi chiedete dove si trovino, non ne ho idea, mi sono stati regalati ed è questo colore qua, pazzesco. Cioè non ve lo swatch altrimenti lo siccate ancora di più. Scusatemi. No, è veramente, però purtroppo io non lo so, se dovessi scoprire a Bologna dove li vendono, ve lo dico, se qualcuno lo sa me lo dica, perché sono degli ombretti allucinanti, a dir poco. E questo, poi vabbè, ho messo un po' di matita nera infraciliare di Deborah, questa è l'X-Eye Pencil 01, anche questa mi sa che finirà nello smaltimento. Detto questo, vado a fermare i capelli, oggi li ho asciugati un po' ad minchiam perché domani vado a fare la prova gratuita in palestra, una nuova palestra che ho vicino casa che costa pochissimo, della catena McFit, consigliatami da Silvia Saidori. Quindi ho detto, siccome domani sicuramente dovrò rifare lo shampoo, è inutile che sto lì a lisciarmeli, farmi i pieghe. Ah sì, mi stavo dimenticando tipo una delle cose più evidenti, il rossetto è per la prima volta, perché l'altra volta l'avevo provato così al volo sopra un altro rossetto, quindi la resa non era quella effettiva. Ho appena messo uno dei vinyl lacquer di Mulac della collezione Feminine, io non sono convinta di questa pronuncia però magari mi sbaglio, che è il Sensual Burn, questo qua. Nel video rossetti del mese che girerò dopo di questo, vi parlerò di quello matte che ho già provato bene, mentre questo ancora non vi so dire molto. Vi so dire solo che è molto confortevole sicuramente. Ho messo la matita di contorno ma solo per aiutarmi. L'unica cosa che non sono convinta, ho paura che mi possa sbordare nelle righe verticali. Per il momento no, però ce l'ho da poco, vediamo come andrà. Intanto andiamo al succo della questione, che è questo nuovo mascara di pupa, Explosive Lashes. Ma io mi potevo lasciare scappare un mascara che si chiama Explosive Lashes ed è di pupa? Cioè, io ho adorato il Vamp. Allora, è fatto così. Questo è il suo scovolino, come piace a me. Questo qui. Cicciottoso, setole non in silicone. Vediamo se c'è scritto qualcosa nella confezione. Lume spudorato, ciglia esplosive. Bellissimo. Allora, la massima espressione del volume sulle ciglia per un eccesso senza compromessi.
Volume Explosive, Vamp Explosive Lashes, grazie alla texture super ricca e al maxi scovolo ultra morbido, avvolge le ciglia inspessendole con una generosità mai vista prima. Tutte le ciglia, anche le più corte, sono enfatizzate ed escono dall'anonimato, diventando spudoratamente protagoniste. Il comfort è garantito per tutto il giorno con una tenuta senza sbavature, a basso rischio di allergie. Oftalmologicamente testato, indicato per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto. Benissimo. Allora, io vado a piegare le ciglia per forza, perché io le piego sempre. Allora, la questione è questa: io in questo momento ho le ciglia lunghe, quindi rispetto al mio solito sono più lunghe. Quindi con questa tipologia di scovolino, in linea di massima, ho qualche difficoltà in più. Però lo voglio provare lo stesso. Ok, ho piegato le ciglia, adesso avvicino l'inquadratura e andiamo ad applicarlo. Io l'ho lasciato un paio d'orette aperto, perché ho detto almeno un minimo lo volevo far addensare. Non andrò a zigzagare perché con le ciglia lunghe che ho in questo momento è un po' rischioso. Allora, prima passata, momento carino, stavo aspettandomi ancora un pochino di più, però mi aspettavo ancora leggermente di più, però vediamo. Secondo me in quest'occhio mi è venuto ancora meglio. E effettivamente qua è pazzesco. Cioè, in quest'occhio con una passata è venuto un risultato pazzesco. Adesso non la farei una seconda passata, però giusto per il video, insomma per il piacere di fare il video, la faccio. Ma secondo me è un po' rischiosa. Devo dire che lo scovolino preleva un sacco di prodotto, forse troppo. Infatti lo sto scaricando un pochino. Ho paura a fare la seconda passata. Ok, la seconda passata me l'ha un attimino raggrumato un po'. Però forse secondo me se avessi avuto la mia lunghezza classica sarebbe andata meglio. Però ecco, era giusto per farvi vedere. Da questa parte mi viene meglio, non so perché. Boh. Vedo che riesco ad applicarlo meglio. Allora. Sì, no, in questo occhio effettivamente mi viene un po' meglio. Allontano un attimo e vi dico le mie impressioni. Allora, iniziamo col dire che sicuramente non è un mascara per chi ama l'effetto naturale, ma del resto non c'è scritto da nessuna parte. Se amate le ciglia belle, separate, pulite, non è un mascara, secondo me, che fa per voi. Diciamo che dobbiamo aspettare un attimo qua la situazione che... Bah, diciamo che sì, sicuramente volumizza un sacco, la lunghezza non la vedo particolarmente aumentata perché io so già che ce le avevo abbastanza lunghe, in questo momento non mi ha fatto perdere la testa, però sicuramente ha un enorme potenziale, io spero che non diventi una cosa tipo tutta raggrumata. Qualcuno di voi mi ha scritto qualche commento, mi ha detto che l'ha comprato e che è una bomba. Quindi sicuramente è uno di quelli che deve incontrare le ciglia giuste. Le ciglia sono morbide al momento, quindi io prima di chiudere questo video penso proprio che aspetto domani mattina, così vedo anche lo struccaggio. Domani mattina lo riapplico fuori dalla resistenza registrale, insomma, così mi rendo conto anche un po' meglio e così vi dico anche qualche impressione sulla durata, anche se io di solito non ho problemi di durata con i mascara, però ecco, aspetto domani e vi faccio sapere, insomma. Direi che per il momento abbiamo finito qua. Ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua. In definitiva, come mi sono trovata? Allora, per quanto riguarda lo struccaggio, io non ho avuto problemi, però vi dico che se avete problemi con il vamp normale, questo è molto peggio, nel senso che deposita più prodotto sulle ciglia, quindi regolatevi voi. Io ripeto, non ho avuto problemi. Diciamo che a differenza di altre volte in cui
L'operazione di scioglimento con l'acqua, con le dita che faccio prima di togliere il mascara, richiede qualche secondo. Con questo mi ha richiesto qualche secondo in più. Però per me non è nulla di trascendentale, ma so che c'è gente che col vamp normale ha questo tipo di difficoltà. È uno scovolino, è un'apertura che preleva un sacco di prodotto, quindi secondo me questo per le ciglia sottili, io starei lontana. Vi deve piacere un effetto drammatico, a me piace, sinceramente l'effetto che mi dà l'ho usato anche oggi. Non so se si può vedere. Comunque a me piace sinceramente, quindi mi sono trovata bene. Adesso vediamo, perché la mia paura è che addensandosi la situazione possa peggiorare. Io comunque prima di applicare l'ho lasciato un paio d'orette aperto, però sicuramente, ecco, bisognerà vedere come si comporta. Io, ragazzi, l'ho preso perché a me, cioè, piace provare cose nuove per farne un video, insomma, per fare qualcosa di pubblica utilità, ecco. Però vi consiglio, se diciamo non avete tutti questi soldi da buttare, ecco, di aspettare, vedere come va nel lungo periodo. Poi vi dico al volo che sulle labbra ho il famoso, quello che vi avevo fatto vedere nell'altro video, famosissimo, no? Il Water Lip Stain di Clarence numero 2 con sopra un gloss, ma vi farò vedere in un Get Ready With Me sia questo trucco che anche come applico questo rossetto. Ma soprattutto, visto che nel frattempo sono stata in negozio e ho comprato ben 4 ombretti pupa, benissimo, che sono stati riformulati, ve li faccio vedere al volo, però poi vi faccio vedere, mi affuoco, vi farò vedere anche un po' in azione, perché li ho praticamente usati tutti e 4 in questo trucco. Allora, questi sono quelli che praticamente hanno la consistenza simile a quelli degli ombretti olografici usciti nella collezione estiva, ma non sono la stessa cosa, perché quelli sono olografici, questi no. Sono, se non ho visto male, 5 così luminosi e uno opaco che è il nero. Io ho scelto questi due per il momento, che sono lo 03 e lo 06. Allora, io vi faccio vedere gli swatches di questi ombretti. Allora, innanzitutto ve li faccio vedere sui polpastrelli. Questo è lo 06 e questo qui è lo 03. Ma adesso voi ancora non avete visto niente. Comunque è anche il protagonista ovviamente del trucco che ho. Ma vi segnalo anche questi opachi, perché sono fantastici, favolosi. Hanno una setosità che rimarrete a bocca aperta. Questo qui, che è lo 020, ve lo segnalo perché finalmente, mamma mia che setosità, sono riuscita a trovare un ombretto panna opaco luminoso, che è come quello praticamente di Catrice, che ormai non si trova più, o come quello di una palettina di Kiko che io ho finito e che era un'edizione limitata. L'altro che ho preso è lo 040, ma in realtà vi dico, l'avrei presi tutti perché sono qualcosa di spettacolare come consistenza. Li ho usati tutti e 4 oggi praticamente, e vi faccio vedere gli swatches. Vabbè, allora, questo è questo marroncino medio, un po' di transizione, molto molto carino, sfumabile, ma questo poi ve lo farò vedere. Questo è quello panna, come vedete, ottimo, come si dice, payoff, ecco. E spero si percepisca che ha questa leggera luminosità che a me fa impazzire. Il borgogna ve lo faccio vedere dopo, vi faccio vedere prima questo luminoso chiaro, che già, ecco, avete capito, ma un minuto di silenzio per lui, ve lo faccio vedere qua che si vede meglio. Non so se potrei continuare tipo fino a qua. No, vabbè, cioè, vi rendete conto che roba che è? E va bene, va bene. Ok, questi sono gli ombretti, ma vi faccio vedere, faccio un trucco, mi preparo con voi con questi, così vi rendete conto. Prima di chiudere, volevo farvi vedere al volo appunto cosa significa waterproof. Se io passo una salvietta, quelli in polvere sono andati via, quello cream to powder, vedete che fa più fatica, perché rimane più adeso, a parte che è stupendo pure sfumato, vabbè, guardate che carino anche da solo sfumato, cioè questo, vabbè, ma ne vogliamo parlare, guardate qua, cioè, secondo me questi si potrebbero usare tranquillamente anche senza primer. Adesso vabbè, con una salvietta umida vengono via, però insomma, capite che ho la mano sparsa di questo coso. Fantastici, no, veramente un gran bel prodotto, Pupa, brava Pupa. E basta, con questo ho finito e ci vediamo al prossimo video.